Ciao ragazzi, bentornati al Virtual Coffee Tour. Ciao Ale. Ciao. Oggi abbiamo un altro ospite qui con noi, anzi un'altra ospite. Un ospite supersonica, un pezzo da 90, lo diciamo il nome? Diciamolo. Manuela Fensore, la campionessa mondiale di latte arto 2019. Cosa faranno oggi? Insieme alla nostra trainer Rita Sayu della Muma Coffee Academy faranno un workshop insieme sulla nostra nuova Faema President termosifonica e ci mostreranno l'utilizzo delle lance a vapore e creeranno dei capolavori. Non ci resta che andarle a vedere. Andiamo. Ciao Manuela, benvenuta al Virtual Coffee Tour. Oggi finalmente abbiamo modo di mettere le mani assieme sulla nuova President termosifonica. Cosa ci mostrerai? Oggi vi mostrerò come realizzare al meglio un'ottima montatura di latte utilizzando il massimo della potenza che adesso vi mostrerò. Intanto vi spiegherò i passaggi fondamentali da eseguire per ottenere la massima resa. Andrò a realizzare prima il mio espresso e poi nel frattempo monterò il mio latte utilizzando chiaramente il massimo della potenza. Quindi adesso andrò a realizzare un double shot che mi serve come base per disegnare. Okay. Quando prepariamo l'espresso come base per la latte art deve essere, solitamente si utilizza un caffè più concentrato, quindi parliamo di ristretto piuttosto che di espresso normale. Sì, diciamo che è una scelta. Io tendenzialmente utilizzo un double shot perché mi trovo meglio a livello di contrasto. Poi chiaramente una volta seguita la base vado ad azionare il mio purge e poi aziono la lancia al massimo della potenza per avere un'ottima emulsione. Okay. In questo caso introduco aria all'interno e poi immergendo la lancia all'interno del mio latte vado semplicemente a seguire il vortice e poi rifaccio nuovamente il purge. Okay. In questo caso è stato il 100% perché avevi una lattiera un po' più grande, quindi è un grande volume di latte. Se sì. Dobbiamo montare meno latte utilizziamo lo step al 50%. Esattamente, giusto per gestire al meglio anche il liquido all'interno della lattiera piccola. Okay. Adesso andrò a realizzare una figura che mi ha permesso di vincere il mio titolo mondiale. Partiamo dal volto dell'aquila. Okay. Questa tecnica si chiama free pour, giusto? Esattamente, sì. Ok, questa è una figura rivisitata. Quindi per la creazione di questa, ah, questa è l'aquila. Per la creazione dell'aquila sì. Hai utilizzato differenti rosette e poi dopo hai... Sì, ho usato diverse tecniche, ho diciamo creato prima una base di contrasto e poi a quel punto ho realizzato delle figure che mi hanno consentito, unendo diciamo i vari punti, di poi rappresentare l'aquila in tazza. Quali sono le cose che vengono considerate di più quando gareggi ai campionati mondiali? Beh, indubbiamente è tutta una linea di lavoro, meglio lavoro e chiaramente meglio è la resa. Indubbiamente la prima cosa che si può notare è la montatura del latte, quindi se abbiamo una tessitura liscia e lucida ed omogenea, anche perché senza quella è ben difficile realizzare la figura di per sé. Quindi adesso magari vi farò vedere un'altra figura che mi ha permesso di ottenere questo titolo. Non è stato per niente facile. Immagino eri l'unica donna, giusto? Sì, diciamo che in finale mi sono ritrovata come l'unica europea ed era tanto che non si abbatteva il muro asiatico, quindi effettivamente c'era un po' di tensione. Il secondo pattern sarà il cavallo? Sì, giusto. L'Horsey Space. Quindi anche qua ripeto la base. Durante questo periodo sei riuscita a continuare ad allenarti sulla latte art? Sì. Diciamo di sì, anche se un po' per scelta ho voluto allentare un po' l'allenamento. Però sì, non è mai mancato. Ok, quindi adesso stai di nuovo creando la base. Esattamente. Adesso Rita ti mostrerò un'altra figura che mi ha permesso di vincere il titolo mondiale. Si parla del volto del cavallo, una figura molto
complessa tecnicamente. Chiaramente rispetto a tutti i passaggi che sono da fare. E lavoro anche qui in double shot. Okay. In questo caso per ottenere una buona crema di latte vado sempre a fare il purge. Quando monti il latte per latte art, la montatura deve essere un po' più umida rispetto al cappuccino tradizionale, giusto? Allora, diciamo che quando si va a realizzare delle figure, come in questo caso, devo realizzare un flat white. Okay. Quindi di conseguenza una crema di latte più fine ed elastica. Quindi vado ad inglobare meno aria possibile. Ed è importante lavorare subito col latte appena montato? O... Assolutamente sì, non si deve riposare per il semplice fatto che poi non ho la possibilità di lavorare il liquido un po' come voglio. In questo caso sto adottando la tecnica anche della mano sinistra, che è fondamentale. In che senso? Nel senso che stai spostando la tazza? Esatto, okay. Che nel mentre verso mi aiuto con la mano sinistra. Io trovo sempre difficile riuscire a spostare anche la tazza mentre sto versando, anche per fare la base. Ho notato che tu solitamente muovi la tazza per creare la base. Sì, diciamo che mi porto sempre avanti, ecco. Mi aiuto in questo modo. Comunque anche qui ho realizzato la figura del mio cavallo. Se vuoi adesso ti posso mostrare anche come poter utilizzare una potenza al 50% in modo che riusciamo a gestire il latte anche nella lattiera per espresso. Quindi un consiglio che voglio anche dare è questo, che non si deve mai riempire la lattiera al massimo. Per intero al massimo, ma sempre arrivare al livello indicato all'interno della mia lattiera piccola. Questo ti permette anche di avere più controllo, oltre che avere meno spreco di latte, perché se lo riempi al massimo per due tazzine da espresso, ovviamente avrei un sacco di spreco anche nei locali. Beh sì, diciamo che è più il quantitativo giusto da utilizzare, ecco, per ottenere una montatura molto più bella anche qui e più lucida da vedersi. Quindi azione una sola volta al 50%, in questo modo ho la possibilità di gestire molto di più il liquido. Okay. Una domanda per te, il senso del vortice cambia qualcosa se gira in un senso o nell'altro? O... Allora, ci sono due modi per montare, quindi ci sono due modi per ottenere due vortici diversi. Il tutto sta come inclino la lancia a vapore all'interno della mia lattiera, quindi se la metto a destra ho un tipo di vortice, se invece la gestisco verso sinistra ne ho un altro. Okay. Adesso cosa stai preparando? Preparo una delle figure, anche queste, del mio mondiale. E si tratta del mio cavalluccio marino. Questo mi ha permesso di entrare in finale. Okay. È divisa in due parti la parte finale del mondiale, giusto? Ci sono prima 12 competitors. Ecco qua. Allora, diciamo che sì, in semifinale siamo in 12, dalla semifinale ne passano solo 6, quindi l'ansia si fa sentire. E devi presentare dei differenti pattern durante le due fasi della finale? Sì, finale sì. Bisognerebbe realizzare tutte le 3 set di bevande in free pour. Ecco qua, ho fatto una figura semplicissima come potrebbe essere da servizio al banco. Diciamo che semplicissima è un parolone, però semplicissima per te. E sì, comunque sì, diciamo che l'ansia un po' la senti, soprattutto anche quando si lavora con appunto la tecnica del latching, per il semplice fatto che intanto chiarisco che latching è l'unione tra pennino e lattiera.
e si fa molto più sentire per il semplice fatto che proprio perché è un lavoro manuale, evoluto e studiato, non tanto la mano che trema quanto deve essere più preciso possibile. Quindi... E poi sì. Bisogna realizzare due tazze uguali. Assolutamente sì, quindi okay. Anche quella è la difficoltà, che non puoi permetterti neanche di farle diverse tra di loro, perché deve essere esattamente riportato allo stesso modo, anche nelle movenze. Grazie Emanuela per questa chiacchierata, è stato un piacere provare con te le lance della Presidente Termosifonica, spero che ti sia trovata bene. Il piacere è stato mio, assolutamente sì, è un'ottima lancia a vapore, la consiglio a tutti i baristi che vogliono intraprendere anche questa disciplina. Grazie per tutti i tuoi consigli. Grazie ciao. A te, ciao. Wow, abbiamo visto questi capolavori della latte art grazie a Manuela. Che capolavori, ragazzi. Ad averne di più così, eh. Continuate a seguirci nei prossimi video.